Melendugno è ufficialmente città del miele e primo comune in tutta la Puglia a rientrare nella rete di produzione di miele d'origine controllata e tracciata. Si tratta di un riconoscimento atteso a lungo dalla città, che già dalla fine dell'Ottocento e inizio Novecento era nota come il paese del miele e come zona di maggiore produzione nella provincia di Lecce. Un passato ricordato già anche nello stemma cittadino, dove l'albero di pino dà riparo a un insieme di alveari circondati da api svolazzanti, e nell'etimologia stessa del nome di Melendugno, da mele, ovvero miele in dialetto. Domenica 28 luglio, alle ore 20:30, il centro storico di Melendugno diventerà il tempio del dorato nettare della terra, con una festa dolcissima e genuina, dove il miele sarà protagonista di speciali degustazioni, abbinate a produzioni enogastronomiche tipiche. Ad accogliere i visitatori lungo le vie e la piazza del centro storico di Melendugno, numerosi stand di apicoltori locali, prodotti tipici ed artigianato e un percorso sensoriale accompagnato da musica live, laboratori per bambini e street food. L'evento è promosso dal Comune di Melendugno e organizzato dall'agenzia Mood, partner associazione Le Città del Miele e AMI, ambasciatrici e ambasciatori dei mieli. Melendugno è nell'associazione Città del Miele ed è la prima città in Puglia ad avere questo tipo di riconoscimento, e questo perché c'è una storia. Il nome Melendugno si dice che deriva proprio dalla produzione di questo miele. Ci sono addirittura degli elementi in pietra nei furneggi, nelle case vecchie in cui andavano a depositare il miele le api, e da lì derivavano questo importante e buonissimo prodotto. Ebbene, Città del Miele, e la cosa più bella è che abbiamo trovato intorno a noi, all'amministrazione, tanti giovani produttori, dei volontari che lo fanno a livello artigianale, ma che hanno una caratteristica comune: una passione sfrenata per il mondo delle api e per la produzione del miele. Melendugno si fa quindi città apripista e rappresentante delle oltre 14 varietà di miele presenti nella regione, legate alla flora dei due mari, e per celebrare l'importante riconoscimento, l'amministrazione comunale promuove la prima edizione dell'evento Le Vie del Miele, una manifestazione al profumo di miele che ha l'obiettivo di sviluppare la cultura e la coscienza legata alla produzione di miele e i suoi derivati. Oltre a valorizzare il territorio, promuovere la produzione locale e una coscienza rispettosa dell'ambiente per la salvaguardia dell'ape. L'amministrazione comunale ha voluto dare vita a questa manifestazione e noi l'abbiamo appoggiata fortemente. Un'occasione nella quale i tanti partecipanti che si avvicineranno a questa manifestazione avranno l'opportunità di gustare il nostro miele in abbinamenti con tutta l'enogastronomia salentina e pugliese in generale. Ad accogliere gli appassionati lungo le vie e la piazza del centro storico, numerosi stand delle aziende produttrici locali, prodotti tipici ed artigianato, un percorso sensoriale con lo spazio Honey Bar a cura dell'associazione AMI, ambasciatrici e ambasciatori dei mieli, e poi tanta musica con le performance artistiche dei Coinè, collettivo salentino di musica popolare, gli All Swing e i Past and Fasul. Tanto intrattenimento anche per i più piccoli con l'associazione ASDC Crea, che organizza nello spazio della biblioteca comunale Coinè il laboratorio di lettura e quello di pittura di Arnie. Durante la serata sarà inoltre distribuito gratuitamente il libro M come miele, chi vuole avere il miele deve avere il coraggio di affrontare le api, edito da Il Raggio Verde, una raccolta di racconti dedicati al tesoro dorato della terra, per una grande festa popolare aperta a tutti, appassionati e operatori del settore, ma anche turisti e visitatori grandi e piccini. Svilupperemo tutta una serie di attività come questa in particolare, che è un'attività mixata di marketing e di attività di produttori di miele, i quali esporranno il loro prodotto all'interno di uno scenario molto bello, che è quello del centro storico. E abbiamo anche con noi l'associazione italiana, l'associazione degli apicoltori, che parteciperanno a questa importante iniziativa, e le abbiamo anche una professionista che si occuperà dell'analisi sensoriale del miele, quindi ha mixato importanti prodotti legati al dolce, appunto, del miele con dei prodotti salati. C'è questa nuova scommessa quest'anno a Melendugno, Le Vie del Miele,
un evento che traccia proprio una tradizione storica che sta nel, proprio nella, neanche nella denominazione stessa della città, mele, le prime due, come dire, le prime lettere proprio che volevano dire miele, dolce. E quindi da questo abbiamo costruito un evento in quanto Melendugno è entrata all'interno delle città del miele e quindi ci sarà tutto questo percorso degustativo all'interno del Borgo Antico che andrà a toccare gli abbinamenti con gli altri prodotti del territorio, quindi comunque il miele con il formaggio, il miele con i prodotti da forno, il miele con i dolci, il miele con i salumi, i cocktail a base di miele, saranno tanti gli abbinamenti che verranno realizzati con questo prodotto che è prettamente artigianale. Tutto questo accompagnato dalla buona musica nostra del territorio, perché vogliamo che il turista che arriva all'interno del nostro territorio sia coccolato, veda quali sono le nostre tradizioni, le nostre peculiarità e le porti fuori contento di aver visitato il nostro Salento.